A Shanghai, il lockdown strettissimo imposto dopo una nuova ondata di Covid provoca proteste sui social. Il corrispondente Marco Clementi. I padiglioni dell'Expo, i palazzetti dello sport, riconvertiti in centri per la quarantena. Zero privacy e mancata assistenza in lingua inglese, denunciano le ambasciate straniere. Tende da campeggio in ufficio. Ci state affamando, stiamo collaborando con le autorità ma non ce la facciamo più. La protesta corre sui social in mandarino, il metodo della tolleranza zero cinese scricchiola contro la variante Omicron. 25.000 casi in un giorno, l'80% a Shanghai, 26 milioni di abitanti, mai così tanti in Cina, neppure ai tempi di Wuhan. Numeri bassi per un paese di 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, la stragrande maggioranza asintomatica, solo 1.300 pazienti con sintomi, nessun decesso, ma la Cina non fa sconti. Dopo l'indignazione, i genitori sono stati autorizzati a trascorrere la quarantena nelle strutture di isolamento al fianco dei propri bambini risultati positivi. Ritardi nelle consegne di cibo da parte dei gruppi di delivery, oberati di richieste, anche robot in servizio negli ospedali. Si aggiungono i 38.000 operatori sanitari arrivati da varie parti della Cina. I test di massa continuano, ma una data di fine lockdown per ora non c'è. Il poliziotto redarguisce pesantemente un uomo che ha abbandonato la quarantena per comprare il cibo. Sei adulto, ma ti comporti come un bambino.